Bene amici, eccoci alla sfida tra G5 e S7. Ovviamente partiamo come sempre dalla macro, ci alziamo per fare la ripresa panoramica e poi il solito pan veloce per andare al controsole. Giornata fantastica, la primavera ormai è scoppiata e direi che facciamo la solita passeggiata. Vediamo la stabilizzazione dell'immagine di questi due telefoni. Sto girando in Full HD a 30 frame per secondo, ho disattivato il 60 frame per secondo e anche il 4K, però sono tutti telefoni che possono girare anche in 4K. Eccoci qua, stiamo entrando nel solito androne buissimo, questa volta accompagno la porta, se no l'amministratore mi manda lettere di richiamo, le mie chiavi che tentennano. Qua è proprio messa alla prova la stabilizzazione video e ora ci lanciamo. C'è anche un intruso, c'è anche il P9, perché poi farò anche il confronto P9 G5. Ecco qua, porte che sono chiuse, quindi pochissima luce. Inquadriamo la targhetta dell'ascensore e poi inquadriamo la lampada. Ora mi sposto e aspetto che si aprano le porte quando verremo poi inondati di luce. Nel frattempo è arrivato un messaggio sull'S7, quindi se sentite una vibrazione è proprio colpa del messaggio. Siamo quasi arrivati. Vi ricordo la doppia fotocamera grandangolare che si può switchare anche quando si sta registrando un video, si può switchare a caldo. E si stanno per aprire le porte. Pronti all'apertura delle porte? Eccoci qua. Luminosità che arriva ai tre telefoni. Quindi abbiamo visto qua l'adattamento. Adesso ci giriamo verso il lettore Unicredit, questo è lo zoom di S7, questo è lo zoom del G5, entrambi hanno zoom 8x, poi già che ci sono qua faccio anche col P8 che però zooma fino a 4x. Torno indietro, se facciamo uno zoom out completo con l'LG switch la fotocamera all'altra per renderla più grandangolare e direi che proprio con questa fotocamera grandangolare, che ha sicuramente più senso, faccio la solita autoripresa. Mamma mia che sole! Ciao!